Buongiorno ragazzi, oggi vi saluto ancora da Monza, è una giornata all'insegna delle attività all'aperto, delle attività sportive, però non è mancata neanche la cultura. In questo momento dove mi trovo? Mi trovo al parco della Villa Reale della Reggia di Monza. La Reggia di Monza è stata la residenza estiva della famiglia Reale e attualmente è un sito visitabile dove si può trovare innanzitutto l'edificio, che è un museo un pochino di se stesso, nel senso che racconta quella che è stata la sua storia. Pensate che venne edificato in soli 3 anni di lavori e racconta un pochino quello che è il fasto dell'antica famiglia reale italiana, e non solo, perché comunque sia l'edificio venne creato per essere residenza degli arciduca d'Asburgo, quindi della famiglia austriaca. Al suo interno noi abbiamo visitato una parte molto vasta, sicuramente la parte più bella e più scenografica sono gli appartamenti della regina Margherita e gli appartamenti di re Umberto I, che agli effetti furono i primi regnanti italiani che vissero nella villa. Soprattutto perché appunto dopo il loro matrimonio gli venne donata come proprio casa, come dimora. La visita guidata è stata molto piacevole, è stata condotta dalle guide dell'associazione Artù, che poi vi taggo nei commenti, così almeno se volete per caso contattarli potete appunto scrivergli e organizzare poi delle visite qua a Monza, perché appunto la città è molto interessante, ve l'ho già detto nei giorni scorsi. All'interno della villa, oltre alle sale diciamo storiche, agli appartamenti reali, si trovano poi anche delle sale di rappresentanza, che erano quelle utilizzate dai regnanti per appunto gli eventi di rappresentanza con gli ospiti, con chiunque andasse a frequentare la villa. Dopo la fine del Regno d'Italia la villa cadde in abbandono e per moltissimi anni è stata disabitata, è stata appunto abbandonata e soprattutto ha subito vandalismi, ha subito furti, per cui non tutto quello che si trovava al suo interno attualmente è ancora visibile e attualmente è ancora visitabile. Ha subito un lunghissimo restauro con cui praticamente si è riuscito a riportare all'antico splendore molto di quello che era stato diciamo vandalizzato. Gli arredi originali che si trovavano nella Villa Reale di Monza li potete trovare al Quirinale a Roma, quindi eventualmente potete scendere a fare un viaggio nella capitale se volete vedere quello che un tempo si trovava qui a Monza. Per il resto adesso sto visitando il parco. Il parco di Monza ha la particolarità di allora innanzitutto è stato realizzato in periodo napoleonico, è stato voluto da Napoleone e doveva essere il parco urbano recintato più grande d'Europa, quindi ci troviamo effettivamente ancora adesso nel parco urbano più grande d'Europa. La sua storia è stata molto travagliata, nel senso che quando venne fondato inglobò moltissime delle costruzioni già esistenti nella zona e quindi inglobò cascine, inglobò moltissime realtà agricole e fungeva un pochino anche da azienda agricola per autosostenersi. In pratica attualmente all'interno si trova ad esempio in una piccola parte l'autodromo di Monza, che è molto conosciuto per chi segue comunque le corse automobilistiche, e qui la gente urla, e appunto si trova anche al suo interno il golf club appunto di Monza, e comunque viene utilizzato dalla popolazione, come potete vedere intorno a me, abitualmente per passeggiare, per venire a prendere il sole e rilassarsi, ma viene utilizzato anche per alcuni eventi che vengono organizzati. Quindi
Monza, città ricca di cultura e ricca di storia sicuramente, città legata all'antica storia regale italiana. Quindi in assoluto, se decidete di fare un weekend a Monza, non potete mancare di visitare anche questo parco e logicamente la Reggia di Monza. Io adesso, come al solito, ho perso gli altri, non li vedo più, per cui vado alla ricerca dei miei amici, perché mi aspettano nelle prossime ore, ma lo sapete che ve lo racconterò, probabilmente un giro di pista all'autodromo e poi una veloce visita del parco con, adesso non ho capito se la bicicletta o il rickshaw, comunque è possibile noleggiare le biciclette per visitare il parco più velocemente. Ricordate l'hashtag da seguire, Monza Emozione Vera oppure Explore Monza, e presto prestissimo cercherò di radunare tutte quante le informazioni e di scrivere un articolo per il blog per raccontarvi tutto quello che potete vedere, per darvi indicazioni per organizzare al meglio la vostra visita. Adesso vi saluto e ci sentiamo prossimamente sempre su questo canale.